La stagione sugli sci si è lasciata alle spalle il periodo più importante, quello delle festività natalizie. Pure agli spiazzi di Gromo, in Alta Valle Seriana, i timori iniziali, legati alle condizioni meteoclimatiche, hanno poi lasciato spazio alla soddisfazione per le presenze registrate. Dall'ultimo dell'anno le presenze sono state notevoli, sia da parte delle famiglie, di sci club come vedi alle mie spalle, per allenamenti, e puntiamo nei prossimi giorni di riuscire a fare ancora neve artificiale. Proprio così, l'innevamento artificiale ormai è elemento strategico per ogni stazione turistica invernale. Come negli ultimi anni, la cosa più importante è avere l'innevamento artificiale nei momenti giusti, anche perché si riduce sempre di più le giornate di freddo per avere la possibilità di sparare. Una realtà, quella degli spiazzi di Gromo, da sempre aperta anche allo sci alpinismo e non soltanto. Mio papà è da 40 anni che dice la montagna per tutti, ci si può convivere con tutte le attività, dall'alpinismo, dalle ciaspole, dagli sciatori, l'importante è il rispetto di tutto e soprattutto dall'ambiente. Per gli amanti degli sci pellati, il giovedì e il venerdì riprenderanno da questa settimana le aperture serali di piste e rifugio Vodala fino alle 23, con un invito legato alla sicurezza. Se riuscite, dateci una mano a non salire le altre serate quando siamo chiusi e dobbiamo lavorare con i mezzi di battitura. Con i cambiamenti climatici a condizionare ormai ogni inverno, le difficoltà, è vero, non sono poche, ma l'impegno non manca. E siamo contentissimi. Noi ci siamo e continuiamo.